Siamo nel 1980 a Brindisi. Il comune decide di realizzare un'opera in onore di Aldo Moro e la sua scorta, al fine di mostrare tutta la gratitudine e il sostegno verso coloro che si spendono per affermare valori quali libertà e democrazia. A capo di questa impresa viene scelto Marcello Avenali, pittore e scultore romano, che avanza due proposte. Il primo bozzetto secondo il quale le lastre metalliche sarebbero state di forma semicilindrica, e il bozzetto definitivo identico al monumento ancora visibile alla rotatoria di via Provinciale per San Vito. Alta circa 12 metri, l'opera ricorda il sacrificio di colui che ha combattuto con anima e corpo per dare voce al popolo e dei cinque uomini della sua scorta. Le due fasce in lastra modulare d'acciaio inox si protendono verso l'alto in modo parallelo, creando uno speciale riflesso di luce. A un certo punto queste incontrano uno stormo di uccelli stilizzato che rappresenta tutti quegli ideali che continuano a volare alti nonostante la violenza e la morte che la vita può farci conoscere. C'è poi una sottile linea rossa a sostenerli che rappresenta il sangue delle vittime del 16 marzo del 1978. Brindisi fu la prima città in Italia a inaugurare un monumento in ricordo di Aldo Moro. Ma come mai? Come dimostrano numerose dichiarazioni, Aldo Moro nutriva un forte affetto nei confronti di tutta la Puglia, in quanto originario di Maglie, e da tempo desiderava dare un particolare segno di attenzione e attaccamento alla provincia brindisina. Proprio queste parole, ricche di speranza e buone intenzioni, furono pronunciate dall'onorevole durante un discorso sull'importanza della formazione scolastica, avvenuta durante una delle due visite istituzionali alla città tra il 1974 e il 1976. Venne sempre accolto calorosamente dai cittadini brindisini e soprattutto dall'onorevole Scarascia, con il quale condivideva da tempo un profondo legame di amicizia, evidente in diverse lettere conservate presso la biblioteca arcivescovile De Leo. Ma la figura di Aldo Moro non è ricordata solo attraverso i monumenti pubblici. Infatti, recentemente, in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa, la sua storia è stata raccontata attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea in una mostra al Museo Maxi di Roma, 55 giorni di Aldo Moro, che ha coinvolto tre grandi artisti italiani. L'opera più evidente è quella di Francesco Arena, intitolata 3,24 metri quadri, che si compone di una cassa di legno contenente due stanze. Le pareti sono di compensato, il pavimento è di linoleum grigio e tutto viene illuminato da una lampadina. La prima stanza svolge il ruolo di prigione e la seconda di nascondiglio o postazione di osservazione per i carcerieri, che osservano il prigioniero attraverso uno spioncino nella porta che unisce le due stanze. La cella, in scala 1-1, rappresenta il presunto luogo dove fu nascosto Aldo Moro. Guardando il tutto dall'esterno, non si immagina la presenza delle due stanze, anche grazie al fatto che la porta d'ingresso si confonde perfettamente tra le assi del rivestimento della cassa. Giostella Biscotti si ha invece un'installazione del 2010, modificata diverse volte nel corso del tempo, intitolata Il processo. Essa fa riferimento alla particolare aula utilizzata per una serie di processi che hanno suscitato scalpore in Italia, primo fra tutti quello del rapimento e assassinio di Moro. Anche J&B e Varietà di Flavio Favelli sono due opere figurative che si riferiscono all'accaduto. La riproduzione di una parte della prima pagina del quotidiano La Repubblica del 16 marzo 1978 con il titolo Il rapimento messo in evidenza vicino alla pubblicità della marca di whisky. La riproduzione di tre francobolli prodotti in ricordo del 25° anniversario della morte di Moro, caratterizzati da errori di stampa. L'arte vuole a tutti i costi tenere vivo il ricordo di questa vita, portata via ingiustamente dalle sporche mani di chi non potrebbe mai vivere il mondo con onestà. L'arte che supera ogni barriera e tocca i cuori di chi ha sofferto, sapendo ciò che accadeva quel 9 maggio e di chi invece era speranzoso di buone notizie. L'arte che celebra la tensione provata per quei 55 giorni e il dolore di chi ha dovuto affrontare la brusca realtà. L'arte che rende immortali e che forse in futuro permetterà a molte altre persone di tenere vivo il ricordo di Moro, che ha lottato per non venire meno ai suoi ideali, anche a costo della vita stessa. L'arte e libertà che Aldo Moro ha esercitato attraverso l'onestà e la profonda fiducia riposta nella cultura e nella scuola come agenti del cambiamento. Non è certo un caso se Aldo Moro, insieme a Marchesi, fu uno dei due orgogliosi sostenitori dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica,
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, recentemente aggiornato da un nuovo comma. Le discussioni in materia di istruzione e cultura furono affidate alla prima sottocommissione che si era insediata il 19 luglio del 1946, presieduta da Tupini, cui Aldo Moro diede maggiore contributo alla stesura dell'articolo. Insieme a lui vi erano altri 23 membri, tra i quali ricordiamo La Pira, Pertini, subito sostituito da Lombardi, Iotti, Togliatti e soprattutto Marchesi, la cui partecipazione fu di notevole importanza. È strano pensare che questo articolo, che oggi ci appare così ovvio, abbia scatenato diverse discussioni tra i costituenti, poiché da alcuni, come Edoardo Clerici e Paolo Rossi, era considerato superfluo. Il testo fu dunque scritto 11 volte prima di arrivare alla stesura definitiva, poi sottoposta alla votazione finale dell'Assemblea e distribuita ai deputati il 20 dicembre del 1947. Con queste parole Marchesi riuscì a rendere più forti le sue argomentazioni, riportando alla mente dei costituenti la tristemente nota e ancor ben viva stretta repressiva su arte e cultura operata dalla dittatura fascista, rinnovando il monito affinché quanto accaduto non potesse né dovesse più ripetersi. Così il primo comma dell'articolo 9 si va a rafforzare con gli articoli 33 e 34. Il primo inerente alla libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, e il secondo che cita la scuola è aperta a tutti. Entrambi dimostrano l'impegno di Moro di combattere una battaglia per la scuola, e io direi per la scuola libera e per la scuola efficiente, per una scuola che serva veramente al popolo.